Si seppe così. La mamma di Checco lo disse alla signora Domitilla, che andava in piazza a comprare la scorzo nera per la minestra. Era una giornata meravigliosa, una di quelle sontuose giornate di sole che l'inverno sembra prendere a prestito dalla primavera. La circostanza non è senza valore perché, se fosse piovuto, la signora Domitilla si sarebbe affrettata a ritornare a casa. Invece si indugiò in piazza a godersi quel bel tepore come una lucertola freddolosa e lì, chiacchierando con la giornalaia, le ripeté quello che le aveva detto la mamma di Checco. La giornalaia lo riferì in tutta confidenza al commendatore che andò a comprare la domenica del Corriere. Il commendatore, che non sapeva cosa farsi della notizia, rincasandola consegnò tale e quale alla moglie e sua moglie la mise in serbo con tutte le altre che aveva raccolto quel giorno per il suo gazzettino quotidiano. Poi, dopo pranzo, mentre rattoppava le calzette del consorte accanto alla finestra, la gridò alla sorella del capo divisione che annaffiava il basilico del suo davanzale. La notizia, scendendo dal quinto piano al pian terreno, si infilò per tutte le 100 finestre aperte sul cortilone di quell'enorme casamento. Così tutti seppero quel che era capitato a Checco. Lo seppe la portinaia che saliva dalla fontana col bucato gocciolante in capo. Lo seppe la serva della marchesa che macinava il caffè intenta alle segnalazioni semaforiche del cuoco di faccia. Lo seppero i bambini del padrone di casa che facevano le bolle di sapone sulla loggetta nella tazza della camomilla. Lo seppe anche senza volerlo la studentessa delle complementari, la biondina, quella dalla faccia lentiginosa che in quel momento... In quel momento, seduta dinanzi allo scrittoio, mordicchiava la cannuccia della penna, non sapendo come cominciare una lettera d'auguri alla nonna lontana.
La notizia di Checco, bandita dalla vocetta agra della moglie del commendatore, le si infilò in un'orecchia a mezzo delle sue fantasticherie e, come si acchiappa una farfalla al volo per inchiodarla con una spilla su un tappo di sughero, la biondina l'afferrò per aria, quella notizia, e la fissò sulla carta col suo caratterone spigoloso. Quando la nonna lesse la lettera, fece un mondo di risate sul bello spirito della nipote che, per augurarle il buon anno, le raccontava la storia di un Checco mai visto e mai conosciuto. Anzi, volle telefonare subito al genero in banca per ridere con lui sulla trovata di quella burlona di sua nipote. Povero Checco, Checco. Ma il telefono aveva un contatto, evidentemente, perché invece del genero le rispose la voce di un uomo il quale insisteva per sapere a che prezzo quel giorno si vendevano sulla piazza i maiali. Quella voce apparteneva niente meno al direttore della BAF, la notissima società per la lavorazione delle budella e affini di Frosinone. Quale andò su tutte le furie nel sentirsi rispondere con la storia di Checco, mentre lui parlava seriamente di porci e se la prese con la signorina del telefono come fanno tutti. Ma i suoi impiegati che avevano sentito la telefonata ne trassero lungo argomento di risa e per tutta la giornata la storia di Checco li ricreò dalla monotonia della loro contabilità. Ce ne fu uno, anzi... quello che faceva il poeta perché portava i capelli a zazzera e le unghie dei mignoli lunghe 12 centimetri, il quale su una pagina del libro mastro scrisse una colonna di versetti che avevano per ritornello Checco, povero Checco, Checco. L'indomani nessuno pensò più a Checco, ma di lì ad un mese Celideo de Coperchiettis, primo violino di spalla al Teatro della Fenice e speranza dell'arte musicale italiana, mentre banchettava solitario nella sua soffitta con una ringa e due soldi di pane, fissò a caso l'attenzione sul pezzo di carta untuosa che aveva avvolto il suo pranzo. Era una pagina manoscritta strappata da qualche libro, senza dubbio. Da un lato aveva una filza di numeri lunghi, irti di centinaia e di migliaia, che gli davano, solo a guardarli, le vertigini. Dall'altro portavano una colonna di versetti buffi
che avevano questo curiosissimo ritornello. Checco, checco, povero checco. La storia di Checco, poeticamente espressa, ebbe la virtù di far sorridere la elegiaca malinconia del violinaio artista, il quale lì per lì abbozzò su quei versi un motivetto agile, saltellante, un motivetto che per tutta la giornata gli ronzò nelle orecchie come una mosca cavallina. Gli ritornò a mente la sera, uscendo dallo spettacolo della Fenice, e lo canticchiò per tutta la strada al suonatore di oboe che lo accompagnava. Il suonatore di oboe se ne impadronì e il giorno appresso lo ripeté versi e musica in un crocchio di artisti che giocavano a 3-7 al caffè della Sanguisuga d'Oro. La canzoncina piacque e uno dei presenti, applauditissimo macchiettista di caffè concerto, se la trascrisse e la sera stessa la portò agli onori della ribalta sul palcoscenico dell'Alcazar. Un successo strepitoso, si volle il bis 3, 4, 5 volte e tutto il pubblico ripeteva in coro picchiando sui bicchieri coi cucchiaini. Checco, povero Checco, Checco. Dalla sala dell'Alcazar la canzone si diffuse per la città rapidamente, come si diffondono le belle idee e le brutte notizie. In breve, tutti gli organetti la suonarono ad ogni cantone di strada e tutte le stiratrici, con quel motivo, accompagnavano il va e vieni del ferro sugli sparati delle camicie. Un editore stampò quella canzone e ci si fece ricco e il celeberrimo tenore Piritullera ebbe 5.505 lire in contanti per cantarla in un disco di grammofono. Ora accadde che un miliardario americano che era venuto in Italia per comprare delle cartoline illustrate del Colosseo al momento di tornare in patria pensò di portare in dono al suo guardaportone un grammofono, uno di quei bei grammofoni grandi che sembrano canterani, costano migliaia di lire e crocidano tale e quale come quelli antichi, con la tromba d'ottone che si pagano a rate di lire 4 mensili. Quel grammofono fra gli altri dischi aveva naturalmente anche la canzone del povero Checco. A metà del viaggio, un naufragio spaventoso affondò la nave che portava il miliardario. Ma
il miliardario si salvò, rimanendo aggrappato al suo bel grammofono che, essendo vuoto, galleggiava come una zucca. Per una settimana navigò su quella impreveduta imbarcazione, finché un giorno fu gittato su un'isola dove viveva una tribù di antropofagi, famosi per il loro buon appetito. Gli antropofagi legarono il miliardario. Il quale, sebbene non intendesse troppo i loro discorsi, capì agevolmente da certi preparativi d'apparenza gastronomica che si apprestavano a tramutarlo in fricassea. Lo spavento gli aguzzò l'ingegno. Si ricordò come tutti i popoli primitivi sono sensibilissimi al fascino della musica classica. E armato sul grammofono il disco di Checco, in breve snodò per l'aria le note, fatte un po' roche dalla salsedine marina, ma pur sempre soavissime, del celeberrimo tenore Piritullera. L'effetto fu miracoloso. Il successo più strepitoso ancora di quello che la canzone aveva avuto al suo battesimo nella sala strepitosa dell'Alcazar. Fino al tramonto, il miliardario americano fu obbligato, come un suonatore ambulante in giro per le osterie, a far manovrare il suo grammofono. E fino al tramonto, le mille voci rugginose dei cannibali ubriachi di gioia e il coro dei pappagalli filarmonici sbucati a quel canto fuori della foresta vergine e l'eco del mare mugghiante ripeterono infaticabilmente: Checco, povero Checco, povero Checco, povero Checco, Checco, Checco. Checco, povero Checco, povero Checco, povero Checco, Checco, Checco. Checco, 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 Checco. Povero Checco, povero Checco, povero Checco. Così per tutto il mondo civile ed incivile si seppe come qualmente una certa notte Checco era stato tremendamente male per un'indigestione di fichi secchi.